Tanto saluto il mio presidente, che senza di lui non avrei potuto vincere questo premio. Devo ringraziare anche la mia società, perché se sono alla Sampdoria lo devo al presidente Garrone. Questo è un premio per me importante, perché rappresenta i sacrifici che ho fatto in 3 anni. E dico grazie di questo premio. E per me è un premio importante, perché ne ho vinti pochi e questo è quello più importante che ho mai finora ricevuto. Abbiamo tutti voglia di far bene, tutti voglia di portare la Sampdoria in alto. Grazie e continuate a sostenerci così, andremo lontano ancora. È pesante la barca inglese, si ferma, c'è una pesce anche di Regre che va sulle boe, incredibile, con l'Unione Sovietica che fa l'attacco della Gran Bretagna. Giuseppe e Carmine, ultimi 250 metri, li distaccano dalla gloria immensa di una vittoria olimpica. Giuseppe e Carmine a Bagnale in testa, si presentano a 150 metri dal traguardo. Attenzione alla Germania dell'Est, all'interno, che sta attaccando proprio in questo momento. Un finale incredibile della Germania dell'Est, mentre Giuseppe e Carmine hanno patito un momento di blackout. Ci sono ancora 50 metri con la Germania dell'Est che sta rivenendo fortissimo, reagisce comunque Giuseppe, che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est e vince davanti addirittura alla Gran Bretagna, che è solamente terza.
Dal Teatro Carlo Felice di Genova va in scena il sesto galà dello sport in Liguria. Presentano Michele Corti e Roberta Del Rosso. Buonasera, buonasera, buonasera. Benvenuti, buonasera. Questo bel ragazzone che avete appena visto, protagonista di alcune scene, è Michele Corti. Buonasera. Un grazie subito a una ragazza che conosco da pochissimo ma che veramente ci accompagnerà in questa serata, spero bellissima, e che è stata con noi davvero fantastica. Roberta Del Rosso. Grazie. È un onore e un piacere ogni anno, devo dire, avere al nostro fianco in questa serata grandi campioni, grandi sportivi liguri, grandi testimonial e anche delle bellissime compagne di viaggio, da Benedetta Massola, Chiara Giallonardo, Roberta. Non solo è protagonista dell'ultimo video di Celentano, Gelosia, so che ha perso la testa.